teoricamente mi aveva preso a te. Vedete, bisogna riprimere A per staccarsi. Ok. Vabbè, ormai non possiamo verificare esatto. Niente. Siamo, vabbè, però almeno non siamo messi malati. Ok. Questo può... Ce l'ha tolto! Mannaggia. Ok, boss. E mo, io tocca affrontare il boss. Ma come cavolo ha tolto il Ragazzi, dietro non ce ne fregava niente, ma però speravo di prendere almeno quello, che se no... Vabbè, niente, adesso vediamo il boss. Boss. Primo boss qua. Abbiamo un as per riparare. Allora, i tentacoli sono da attaccare quando sono molto vicini. E li possono attaccare con remo. Possono attaccare qua. Però teoricamente se li colpisci un pochino li puoi fermare loro. Sì, quando loro esce punto esclamativo vuol dire che sono pronti ad attaccare, ma se noi li attacchiamo di rimando praticamente fermiamo l'attacco. Spedirli via. Non sono nemmeno a metà dei danni. Ok, adesso esce questo. Oddio. Ma erano molti più di danni. Poi ritorno nel tentacolo. Vai di là, di là. Ok, sono riuscito a spingere la via. Vai di là, di là. Ok, se non riesco. Ah, ce l'ho fatta! Dai, marinaio! Sì, mi ribustiero. Ciao. No. Perché? No, cosa ho fatto? Aia. No, perché no? Ripara! Dai. Abbiamo vinto, mi sa. Sì, abbiamo vinto. Ironicamente è stato molto semplice rispetto alle altre volte. Mi ha fatto preoccupare perché insomma. Che abbiamo bloccato. Ma il bello è che tu mi hai detto ripara. Io una certa. Avevo preso la selenium, mi sa che l'avevo buttata in mare per sbaglio. Probabilmente. Come l'hai buttata in mare? Perché? Non lo so. Abbiamo vinto, non importa. Tra l'altro con uno, Con tutta la nave bruciata e con i punti vita quelli proprio base. Senza neanche già l'abbiamo fatta. Facciamo finta che è la prima volta che lo facciamo, dai. Prima volta, non abbiamo mai visto in assoluto sto gioco. Levavamo così, tiravo a caso. È intuito. Aspetta. Vediamo chi c'è qua. Mi sa che dobbiamo andare. Le acque splendono. Moss, salve guerrieri. Non credo che questa sia l'amica. O è questa? No, era Rust l'amica. Come? Rust, sì. Rust. Ruggine. Sì, praticamente. In effetti. Vabbè, ciao. Non è che sembra proprio un'amica questa, a vederla così, Moss vuol dire. Muschio, mi sembra. Avete respinto con successo una tempesta che sembrava eterna. Grazie.
Se è una conoscenza, vi concediamo l'accesso alla nostra fonte di acqua incantata. E cosa ci serve? Potete disturbarne la superficie con tutto ciò che volete. Ma non si disturba? In che senso? Andiamo a vedere. Ricicla. Ricicla un asse. Era requisito per sbloccare quest'altro idiota. Ehi, idiota! Praticamente abbiamo impantanato l'acqua. Cosa che fa? Ottiene una ricompensa causale a ogni riparazione. Wow. Casuale. Ah, quindi... Casuale. Quindi ci potrebbe regalare... Beh, però magari ci potrebbe regalare un altro asse. Rispetto a questo che faceva... Remo più... Ottiene un combo di attacchi con remo più lunga e veloce. Io proverei a utilizzare questo. Cioè, no, magari... Dico... No, non... Allora, in teoria, se leggo bene, vuol dire che quando io faccio la combo, forse con l'ultimo attacco il remo risulta più forte. Più forte, più lungo, sì. E più. Probabilmente di poco. Che non è brutto, non è male, non è malaccio, eh. Ma anche la mia abilità, cioè, secondo me anche la mia non è male, quindi non vorrei. Ma allora, se noi guardiamo anche tipo Don Star, così, anzi, ma anche Isaac, di solito. I personaggi base sono quelli più equilibrati. Dopo, quelli dopo diventano più difficili. Più difficili perché hanno qualche malus in qualche modo. Difficilmente c'è qualcuno di più migliore. Migliore di quelli base. Però, non so. Allora, vabbè, noi intanto continuiamo così. Quindi adesso, vabbè, abbiamo fatto saltare fuori questo. E probabilmente perché... dobbiamo tornare indietro. Tra l'altro, c'erano le assi e abbiamo riciclato le assi. Ovviamente. Praticamente è ancora un tutorial anche questo, si può considerare. Lo dobbiamo fare un bel terreno. E se immagino che abbiamo finito. Torniamo alla base, presumo. Magari sblocchiamo un'altra zona, un altro bioma. Funzionerà però. Mare aperto. Per un altro bioma. Esatto. Tutti rotti. Siamo morti. È bello il mare aperto, guarda. Lo vedremo per un bel granchio rotto. Lo vedremo per quanto? Per 30 secondi. Sì, probabilmente neanche il primo attacco resistiamo. Ma meno che non abbiamo fortuna. No, non abbiamo fortuna. Là c'è, vedo un altro simbolo. Nuovo. L'altro lì è nuovo. Sembra un bivio, sembra. Sì, però la spiegazione non c'è. Non c'è. Perché non c'è una leggenda, non c'è premi, non so, Y. Ma non c'è neanche una specie di guida in questo gioco, non c'è proprio allora, niente. Da una parte ci sta, perché così lo scopri man mano, il fascino del mistero. Però diciamo parte... che... Allora, però noi siamo le assi. Le assi sono lì in basso. La cosa più veloce c'è... sono gli scudi. Però se prendiamo gli scudi non riusciamo più a prendere le assi. Però se prendiamo le assi potremmo prendere l'amuleto, la palla di cannone e le assi. Nel senso, se noi andiamo su in alto non riusciamo più a scendere giù in basso. Però sai cosa potremmo fare? Andare in basso, usare il vortice e poi andare al centro lì per prendere quelle, tentare di prendere quegli scudi. Però che siamo morti. Esatto. Quindi facciamo prima andare a casa. Poi tanto uno vale l'altro, morire di qui o morire di là. E beh, niente. Vale, anche il suono è attutito. Yes, no. Cosa che è stato? Eccolo qua. Ma che sfortuna. Mamma mia, eravamo messi benissimo. Io quello che presumo è che comunque... dobbiamo sempre sconfiggere il boss. Forse, penso. E così. Proviamo a fare ancora una run. Grande palo. Cos'è? Ora abbiamo per esempio 7 fibre. Quindi potremo potenziarci. Esattamente. Qui non c'è mai niente. Perché noi il boss l'avevamo fatto, cioè noi abbiamo sconfitto il boss essendo più deboli della prima volta che abbiamo fatto praticamente. Però aveva un po' di esperienza, esatto. In più. Comunque, niente, come dicevo, questo è comparso qua. Così come l'amico là dovrebbe essere comparso. Forse siamo anche qua sopra.
Questo è il modo per cambiare praticamente l'idiota. Allora, zuppa di asse, ecco qua. Vai. Ora 4 questo. Vai. Ok. Praticamente questi sono appunto per partire con già 3 arpioni o con già 25, che non servono. Servono una ceppa 25. Per quanti poi ne trovi... Poi non so, c'è anche qua qualcosina, boh, non lo so. No, lì è chiuso. Per ora non è chiaro... Che già non è chiaro come giocare, poi. Sì, no, nel senso... Non... Vediamo un attimo, fermi. Un attimo, prima che andate via un favore da chiedere. Un altro? Questo mucchio c'è un fudale? Ancora, no, ancora quello stesso detto. Rust, sì. Vabbè, via, via, via. Come dicevo a lui ieri, io odio quando ti fanno parlare con gli NPC con cui hai già parlato e non c'è modo di uscire subito dal dialogo, no? Esatto. Cosa che... Effettivamente, pensandoci, probabilmente ci farà ripartire da capo. Da capo, io credo. Perché il discorso è sempre anche quello. Perché cioè, non c'è, tu... Anche perché non c'è una selezione del bioma. Quindi se tu vuoi scegliere... No, ma non giocare... è mai così. Non... No. Vedi. Esatto. All'inizio. Non è mai così, cioè tu devi appunto potenziarti per andare ogni volta più avanti. Esatto. Capito? Anche adesso tu non puoi pensare di fare una rana e arrivi al boss finale, non ce la farai mai. Devi man mano più. Potenziata, boh, certo se tu sei un dio a giocare, qualcosa ti aiuta però. Allora, andiamo a prendere, andiamo verso giù. Prendere cosa? Lì. Sì, quella è una specie di vaso. E poi se andiamo più avanti ci sono anche gli scudi. Ma è proprio per vederlo. Sì, se sì, è certo. Confermato che è un coso da piedistallo, secondo me sì. Anche perché se dovesse essere così ci sarebbe molto utile. Oh. Allora andiamo giù. Adesso vediamo qua cosa fa. No, teoricamente ci sposta più avanti quello. Ok, fa nulla. Perché tu hai detto, io sono sicuro che una volta in realtà ci ha fatto affrontare... Oh, non ricordo, io tutte le volte ricordo che è successo questo. Cioè che non fa niente, praticamente sì. È come una casella bonus, vuota. Esatto, che praticamente che ci fa skippare i combattimenti. Ok, andiamo a vedere. Ritorno. Già il totem. Intanto arriviamo con gli attacchini così. Manufatto, ok. Coglie e posizione, vedi? Cosa che fa un oretto? Raddoppia i dollari che troviamo. Quindi non ci serve questo. C'è una utilità zero. Esatto. Però abbiamo constatato che comunque ci dà. Là è spuntata appunto un punto salute che se n'è già andato. Esatto. E carichiamo. Siamo solo all'inizio. Ok. Niente, abbiamo. Manufatto lo chiama, ok. Sono ben 2 arpioni. Arpione. Però se noi lo facciamo... Eccolo là, un altro simbolo. Il vaso rotto. Manufatto rotto. Ma no, l'avevi letto, era mi sembra una maledizione. Ah sì. Quella è una maledizione che se non sbaglio diceva che hai un malus per un po', ma dopo, cioè tipo forse al successivo incontro, ma alla fine prendi un premio, insomma. Esatto, un premio in più. Cioè è un malus, ma poi prende un premio. Allora, qua è veramente un percorso del cavolo. Andiamo su a prendere la fibra, va? Fibra, sì. È andata parecchio male
mi dispiace. Vabbè, prima abbiamo avuto anche i proiettili piti comunque, eh. E comunque la... qualcosina ci ha dato una mano, perché da 5 andavamo a 7 praticamente. E poi ogni tanto li ascoltavamo. Dato che è cattivello, quando tira via non scherza. Tutto all'inizio. Anche perché poi non va tutto per te. Sai che sto riflettendo? Penso che sto carino a prendere le assi, quindi o andiamo su direttamente le assi e forse il proiettile. E qua bisogna ragionare, perché sennò non... Allora... Non è andare, meglio andare a prendere le assi e i proiettili. Sì, ci riusciamo, e dopo probabilmente... Le assi sono il terzo round, diciamo, e toglie un pezzo. Però non dovrebbe togliere il proiettile, credo. Il proiettile dai. Siamo fregati. Dai. Proviamo così. Rischiamo. Critico, sembra che... Qua. Aspetta. Ok, ho preso i dollari. 100. 100. Addirittura. Ah, tanto... Con l'arpione, ho preso con l'arpione. Tanto schifo non ci fa. Ah, che sembra un po' troppo punitivo. Cioè, l'area da esplorare... svanisce in molto in svelta, alla svelta, no? Una fibra, sì, appunto quella che volevamo prendere. Vedi, abbiamo ancora due casette. E se andiamo direttamente su all'altro. Sì, ci tocca, il resto non c'è. Sfruttare il fatto che questi qua esplodono per far esplodere. Ok. No. Ok, assi. E qua la finisce il round. Dai. Vediamo che non tolga... allontanarlo, perché se esplode l'attaccato mi sa che danneggia la nave. Ci ha dato una remata in faccia. Eccoli qua, tre assi, quindi in teoria tre punti di vita. Salute, sì. Raccogli cosa? Asserifici il cannone, da lì. Vabbè. Siamo un po' distante. Il colpo ce l'abbiamo, però... Adesso potremmo provare a prendere... No, però... I dadi proviamo, magari. Sì, esatto. Visto che non abbiamo ancora visto. Come dicevo, sembra appunto che abbiano preso l'idea del combattimento navale... Sì, e abbiano fatto un... Io lo trovo simpatico. Certamente magari non è un gioco da giocarci costante come un cavolo. Fine di stronza. Ok.
crea un'esplosione di ghiaccio. Si riempie di nuovo parzialmente a ogni incontro. Che senso? Ah, ma è un oggetto da mettere. Allora, togli quello lì. Questo? Quello dei dollari. Ah, avevamo preso i 50 effettivamente. Ce andati, e sono diventati 100, capito? Sono munizioni, ovviamente. Ok. Carichiamo. Però è una sola. Mega esplosione, ha detto. È una sola, bisogna continuamente ricaricare. Sono 5 colpi. Ok, intanto una l'abbiamo caricata. Penso che rimanga caricata. Sì, sì, credo. Adesso quello lì dovrebbe finire in mare, vediamolo. Allora, 1, 2. Però se noi andassimo dai dadi, saremmo costretti poi ad andare dal boss. Andiamo a prendere le assi. Sì, ci conviene. Ce l'abbiamo già però, aspetta un attimo. No, allora ripariamo. Vede che simbolicamente c'è solo un'asse danneggiata, ma i punti vita sono tolti, sono due. Quindi prendi gli assi, dai, ripara. Dai. Okay. E adesso andiamo a prendere altri assi. Quello lascio lì che tanto ci importa. Uno vale l'altro. Il problema è che qua non ci sarà una mega esplosione subito. Vediamo un attimo. Ma vediamo se riusciamo. Mi si è bloccato il gioco. Quella roba. Allora, talmente mega. Quanti danni comunque? Prendere quello. Hai fatto il riparo. Sì. Lui è tuo parziale. No, l'ho mancato. Via. Manca ancora, c'è uno sopra. Ah sì, perché si è illuminato, infatti. Ok, andiamo qua. Meglio le assi e... Sì. Che la fibra, perché vediamo. Si ricarica parzialmente, fa finta o... Magari come una volta che finisce. Andiamo, andiamo. Allora, è bene sparare un po' a tutti, perché interrompe i loro attacchi. Vedi che però ha fatto una roba figa. C'è un ragno che poi questa volta esplose e ha fatto danno. Intendo dire che un consiglio che posso dare è che è meglio sparare a volte a personaggi, a nemici diversi, perché gli si interrompe i loro attacchi. Quindi è meglio, fa parte del crowd control, no? La gestione della folla, come viene detto in gergo. Vedi che si è ricaricato, perché non è, sì, cioè, però... però rilento, molto rilento. Adesso sarebbe stato meglio avere le 5 per il boss. Però potremmo un attimo andare lì e cercare di schivarlo un attimo per magari ricaricarne un altro. Tanto è inevitabile alla fine. No, allora. Praticamente il boss sta nel mare profondo, sostanzialmente, simbolicamente è quello l'idea. Perché è come se fosse il mare profondo questo, no? No, io sto pensando a un'altra cosa. Sarebbe da poter arrivare a punti domanda.
e ci arriviamo. Sì, assolutamente. Però abbiamo due, abbiamo due incontri in cui possiamo perdere punti vita. L'unico incontro che mi preoccupa è quello col punto di domanda, perché quelli di base non sono, solitamente non sono troppo difficili. Vabbè, però io preferirei non perdere nessun punto. Mm-hmm. Sai? Andiamo direttamente al boss. Andiamo direttamente al boss. Non ce la rischiamo. Perché abbiamo la serie. Vorrei. Se le lanci da un po' di sicurezza in più. Ha fatto un critico. Siamo tutti bravi. Allora che l'ho spinto via. Cazzo, quello lì. Ah, oh, stronzo. L'ho ghiacciato. L'ho spinto. Hai visto qua? Hai visto magari quanti danni fa? Ripariamo. Guida, ripara. Ormai siamo dei, dei campioni. Primo andato. Al forziere. Campione. Fibra. Tre fibre. No. Ok. Stanzi piuttosto. È piuttosto bene, effettivamente. Qua c'è sempre il coso di. Vediamo, se magari come... è diverso. Ancora, acque splendono. Ma però ce l'ho da lui il legno. Eh beh. Tre assi per un è un affarone. Un affarone. Posso annegarti nell'acqua che splendono? Esatto, che ciao, guerrieri, ciao, avete respinto con successo. Ma quindi questo mi fa presumere che la ricompensa è casuale, quindi magari noi abbiamo avuto fortuna prima a trovare un personaggio. No, quello era proprio. Da come c'era scritto era proprio il requisito. Era il tutorial, no? Però ragazzi, abbiamo sacrificato tre assi per una. Non ci potevi dare te una e noi tre, non sarebbe stato più. Scaricala. Forse adesso riusciamo a vedere un pochino di più questa... di questo nuovo bioma. Cosa che era il mare aperto? Sì. Mare aperto. Che sembra un nome spaventoso. Beh, magari esce fuori un kraken.
Guarda, Ma quello lì, ma si ricarica? No, ma non ci prende. Prende in giro, ci prende. Ci potrebbe ricaricare di due o tre colpi. Andiamo giù? Alle assi, al ciondolo. Ciondolo. Scudi, scudi, assi ancora. Assi, però non abbiamo spazio per due slot. Però. E poi ci abbiamo già l'asse. Una. Però, aspetta. Però magari se ci dà tre assi lo scambiamo con una che c'è. Che sto dicendo, poi potremmo provare cos'è quella fare là magari. Andare là, usare il vortice e andare là in alto. Facciamo così, dai. Due volanti. I gabbiani siamo per distrarti, vedi? Ah, ma... Andiamo di qua. Più lunga questa del solito. Questo. Cioè, anche, questo aveva un bel culo. No, l'asse, andiamo con l'asse. Qua abbiamo due colpi, mi raccomando. Ehi, ma lasci. Attenzione, Mi accumulare. Ok, tu palla. Cavolo, scarico. Bravo. No! No! Usiamo l'asse. Usiamo l'asse così per prendere. No! Cos'è quella roba? Non lo so. Hai caricato l'asse? Mi sa di sì, ho sbagliato. Beh, però ha sparato un casino di volte. Qua magari non è che la puoi. Bisogna col terzo lo spinge via, capito? Bisogna essere molto veloce. No, no, che esplode qua. No. È un casino. Cavolo? È un casino. Abbiamo perso 3 di vita. Ma dobbiamo riusare. Fortunatamente abbiamo. Delle assi dopo, mi sa. Un casino sti pesci palla qua. Vivissimi. Aperto. No, perché continua a sparare così? Ah, adesso. Ah. Mi servirebbe. Comunque a quanto pare è l'asse, che ti dà tipo 5 proiettili che si triplicano. Ma che c'è? Quello che abbiamo visto il primo perché effettivamente c'è un po' per caito. Abbiamo dietro. Guarda che questi sono posti. Eccolo qua, ho sentito un colpo andato. Ah, è difficile, non c'è questo qua. Ah. Aggiunge penetrazione agli arpioni. Sì, ma siamo in... Siamo morti. Praticamente sì. Udi e assi. Questo qua ha fatto un salto un po' di difficoltà. Cioè, bisogna essere proprio più concentrati, eccetera. Per cui... vediamo se riusciamo almeno a potenziare ancora un punto salute, non lo so. Ok, prendiamo gli scudi.
che ci servono. Assolutamente. E poi... E questi, cavolo, adesso? E poi rispetto così questi sono sempre questi volanti rispetto ai diciamo mostri principali dell'altro piano sono molto difficili. Cavolo, dov'è il cannone? Eccolo. Sono colpi. Aia. Sai che è tosto? Ha fatto è bella tosto. Ha fatto un salto. Non da poco, eh. Un salto di più. Esatto, non indifferente. Allora, sorella... Anche perché sono tutti molto resistenti. Esatto. E più di uno ti para addosso. Roba. Come dicevo un secondo fa, questi meduse volanti, che sono diciamo i mostri principali di questo bioma, sono molto più difficili di altri. Sette. Almeno ci possiamo potenziare di un punto di vita. Sicuro, non è che forse no? Sì, no, costa 6, costa 6, costa 6. Per quello che, di quello che mi ricordavo. Ok, 6. Sì. Gli altri continuano a essere più di sala di carico. Penso che non così tanto utili. Ok, qui ce n'è ancora uno, non so quanto andrà avanti, eh. Forse magari è necessario in realtà. Non so, non ho idea. Magari ancora anche qua. Magari iniziare a prendere in considerazione di prendere questo, perché non potrebbe essere male. Boh. Magari cercare di approfittare di collezionare il più possibile nel bioma più facile. Cos'era lì? Quello lì, comunque il primo. Per affrontare il secondo. Vabbè, io comunque adesso direi che questa volta possiamo fermarci qua. Il gioco siamo riusciti a mostrarvelo. Siamo riusciti anche addirittura a battere il, essere il primo boss. Quindi prodigi. È una cosa fatta bene. Esatto, contro ogni aspettativa. Niente, dai. Vediamo, ci vediamo la prossima volta. Spero che ci sarà ancora mio nipote per altre serie, magari sempre da cooperative. Questo essendo un roguelite tende ad essere un po' ripetitivo, ci sarebbe, vuol dire, o noi adesso registriamo e andiamo, non so, finiamo il secondo bioma, eccetera, ci sarebbe più interessante fare così, capito? No, più che rifare e vedere il primo bioma. Ogni volta rifare. Esatto, c'è un po' questo limite quando si parla di questi tipi di giochi. Soprattutto perché è molto carino, ma è per esempio più limitato di un Hades. Hades è già, sì, più, sì. È già più dinamico. Più dinamico e più differenziato. Insomma. Più differenziato, poi anche perché il personaggio si muove comunque in stanze, quindi anche la mappa viene generata. Ogni volta casualmente, quindi. Cioè cambia proprio la mappa. Qua invece cambia che ci sono i totem, cambia i sì, perché penso che il resto è uguale praticamente. Esatto, quindi anche i mozzi sono sempre uguali, quindi... E quindi diventa un attimo, secondo me, un attimo più monotono da guardare, diciamo, più che da giocare. Niente, va bene. Ci penseremo adesso quando magari si continua o meno. Comunque, in caso ci vediamo nelle altre serie. Ciao a tutti. Ciao.